Perché non dobbiamo arrivare? Guarda, ascoltate, guardate quanti le siete, si erano andati fino agli denti. Fuori gli sciacalli, dalla città! Fuori gli sciacalli, dalla città! Abbiamo avuto la fortuna o la sfortuna di incontrare l'auto di Antonio Cicchetti, che sicuramente andava alla premiazione in una caserma blindata, e abbiamo cercato di bloccarla. Berlusconi oggi dovrebbe venire all'Aquila per premiare, e non è un ironico, è vero, premiare Bertolaso per il lavoro svolto all'Aquila. Ora, un po' di ironia effettivamente c'è, perché pare che Berlusconi, quando non ha più sponde, più speranze, insomma, nei suoi momenti di crisi più nera, viene all'Aquila. Così era a cavallo del 6 aprile 2009 e così è adesso, in cui in piena crisi di governo ha avuto questa idea di venire a fare una passerella televisiva e mediatica all'Aquila, tra l'altro chiaramente non confrontandosi con le domande, le richieste della gente, non interfacciandosi nemmeno, non confrontandosi nemmeno con nessuna degli enti, delle istituzioni locali, ma blindandosi come suo solito dentro il famigerato dipartimento di comando e controllo, la caserma della Guardia di Finanza. Un altro tentativo di passerella è assistere agli allenamenti dell'Aquila Rugby, a cui ha, diciamo, lanciato un osso come un cane, un'elemosina di qualche migliaia di euro per salvare la squadra. Lo stato della situazione è sotto gli occhi di tutti, il fatto che 19 mesi dal terremoto non ci sia stato nessun accenno di ricostruzione, anzi c'è una crisi imperante, con disoccupazione, con cassa integrazione, con nessun tipo di sostegno ai redditi, con decine di migliaia di persone che non hanno nessuna prospettiva per il futuro. Questa è la situazione dell'altro 19 mesi dal sisma. Berlusconi non viene a dare nessun tipo di risposta, viene a gloriarsi sulla pelle dei cittadini, sulla pelle degli aquilani. Questo è il motivo della contestazione. Questa mobilitazione è stata lanciata in 12 ore scarse, veramente dalla sera alla mattina. Comunque è venuta gente che non solo sono circa 2 ore che sta manifestando contro Berlusconi, ma è anche riuscita a far scappare un degno epigono, un nuovo commissario Cicchetti, che ha avuto, insomma, forse era una provocazione o forse ha avuto la sfortuna di passare con la macchina proprio qua davanti, è stato mandato via, insomma, ha ricevuto il trattamento che gli sciacalli, lui come tanti altri, meritano in questa città. Speriamo che la gente veda che comunque all'Aquila una ribellione sta provando ad andare avanti, e speriamo che il 20 novembre tanti e tante vengano, perché quello che siamo venuti a dire oggi lo dovremmo dire ancora con più forza il 20, con tanta altra gente. Quello che succede qua purtroppo è l'emblema, se vogliamo, l'amplificazione di meccanismi che succedono in tutta Italia, cioè la crisi della democrazia,
delle istituzioni e una dimensione politica che non dà risposte ai bisogni effettivi. Non ci possono andare neanche loro, perché qui ci sono strade di serie A, strade di serie B, ci sono corsie preferenziali e liste di invitati e spettacoli che non bisogna rovinare. Stiamo rovinando il teatrino, ci hanno detto manifestate composti, andate sul marciapiede. Parli, chiami. Stavano levando dalle mani uno striscione ai manifestanti e non si capisce il perché. Chiedete a loro. Basta! Questa storia! Che ogni volta sono tutte blindate le cose! Basta! Bravi! Sotto il braccio, pronto! Sotto il braccio! Braccio, così. Oh, via! Oh, 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 oh